l'occhio sotto cappiella ha nascuta. Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videovlog che parla della storia di Massimo Ranieri. Massimo Ranieri racconta la sua storia perché vincitore del Cantagiro del 67. E come sapete, per chi segue il mio canale, che sto parlando e raccontando la storia di questa grande e storica manifestazione italiana e sto realizzando anche degli spin-off dove vi racconto la storia di chi il Cantagiro lo vince. Nel 67 lo vince Massimo Ranieri ed è per questo motivo che ho raccontato la sua storia oggi nella sua ultima puntata, perché così scopriremo tutto quello che fa adesso Massimo Ranieri dal 2010 in poi praticamente. Siete prontissimi anche oggi per l'ultima puntata della storia di Massimo Ranieri? E vai, perfetto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Oggi vi racconto ancora la storia di Massimo Ranieri. Benvenuti sul mio canale. Oh vita mia, ma guarda intorno a te, che dolori ti hanno fatto. Nel 2010 ritorna in una sala di registrazione e lo fa per cantare due canzoni scritte da Carlo Mazzoni, che sono Tutte le mie leggerezze e Ho bisogno di te, incluse poi i Massimo Ranieri Live dallo Stadio Olimpico di Roma. Riceve in questo stesso anno anche diciamo il premio come miglior live d'autore dell'anno. Nel 2012 ha partecipato con Gianni Morandi al programma televisivo Avevo un cuore che ti amava tanto su Rai 1, dedicato a Mino Reitano, e partecipa poi, sempre nello stesso anno, anche a un programma televisivo dedicato a Domenico Modugno, ricantando appunto le canzoni di questo grande interprete e autore della musica italiana. Nel 2013 esegue al Teatro Colosseo di Torino la replica numero 700, pensate, del suo spettacolo Canto perché non so nuotare da 40 anni. E nel 13 sempre pubblica il live Sogni e Son Desto, registrato durante l'ultimo tour con una scaletta ricca di omaggi a grandi cantautori. Il 9 maggio del 15 è anche ospite di Amici di Maria De Filippi. Il film sugli ultimi giorni di vita di Pasolini e sul delitto secondo le più recenti inchieste è uscito invece il 24 marzo del 2016 e lui ne fa parte chiaramente. Nel dicembre del 2016 esce anche Malia, parte seconda, accompagnato dal medesimo staff del precedente capitolo. Il 19 maggio del 18, durante la partecipazione come ospite ad Amici ancora, annuncia che dopo 24 anni è salito in sala di registrazione per lavorare a un nuovo album di inediti, e se già tanto che non li pubblica, e sarà prodotto questo disco da Mauro Pagani e Gino Vannelli. Fra gli autori del nuovo disco ci saranno Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Franco Fasano, Pino Daniele ed Enza Vitabile. L'ultimo album inedito in studio si chiamava Ranieri e in realtà era uscito nel 95, quando presentò La Vestaglia a Sanremo e arrivò quindicesimo. Il 1 ottobre del 2018, quando è morto Aznavour, in un'intervista all'ANSA, ha comunicato che un paio di anni prima il cantatore francese gli lasciò un inedito da cantare e l'avrebbe potuto incidere nel nuovo album di inediti, con la musica già scritta e il testo da scrivere, e lo potrebbe scrivere insieme a Marcello Marrocchi e Giampiero Artegiani, così racconta, no? Che erano già gli autori di Perdere l'amore e della Vestaglia anche. Il 3 gennaio 2019, durante un'intervista pubblicata sul Mattino, svela finalmente il titolo dell'inedito di Pino Daniele, Core Furiente, che sarà incluso poi in questo nuovo disco album di inediti. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera. Furia, sapere una cosa da te. Lasciami gridare, rinvegare il cielo. Il 5 febbraio del 20 Massimo Ranieri ha partecipato ospite al Festival di Sanremo, ha duettato con Tiziano Ferro nel brano Perdere l'amore e ha cantato il brano inedito Mia ragione, composto da Fabio Ilacqua e prodotto dal grande cantante, compositore e produttore italo-canadese Gino Vannelli. In un'intervista a Radio Incontro Terni disse che il suo nuovo album doveva uscire a maggio, ma a causa del Covid l'uscita dell'album poi è stata fissata al 27 novembre. Il titolo è Qui e Adesso. Il 30 gennaio del 20 esce il film Odio l'estate del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, a cui prende parte in un cameo. Nella colonna sonora del film vengono incluse anche delle sue canzoni.
Da giovedì 3 dicembre 20 ha condotto su Rai 3 per 4 puntate il programma Qui Adesso, che dà il titolo al nuovo album. L'8 giugno del 21 ad Assisi conduce Con il cuore nel nome di Francesco, insieme a Carlo Conti e a Renato Zero. Il 23 novembre del 21 pubblica il libro Tutti i sogni ancora in volo. Il 25 dicembre ospite di Alberto Angela a Stanotte a Napoli su Rai 1, partecipa nuovamente a Sanremo nel 22 con Lettera di là dal mare, con cui si classifica ottavo e vince il premio della critica Mia Martini. Il 16 marzo del 22, in occasione dei 130 anni del quotidiano Il Mattino, partecipa con altri artisti napoletani come Nino D'Angelo, D'Alessio, Di Capri, Gagliardi, Mario Trevi, al video di auguri pubblicato online dal giornale. Il 6 maggio del 22, durante un concerto al Teatro Diana di Napoli, cade dal palco. Ricoverata all'ospedale Antonio Cardarelli, si è procurato la rottura di una costola e varie ecchimosi. Erba di casa mia, amore vedi così buio e ritorna il sereno. La grande storia di Massimo Ranieri oggi l'abbiamo conclusa raccontando tutte le ultime cose che ha fatto, che sono tantissime. Un uomo sempre in movimento, a volte anche troppo perché cade anche dai palchi, ma per fortuna in questo momento sta veramente molto bene. Ci sono delle cose veramente molto belle da raccontare ancora di lui. Ad esempio, ha partecipato tra il 72 e il 74 a due serie della rubrica pubblicitaria televisiva Carosello e ha pubblicizzato in entrambe i prodotti della Barilla. Massimo Ranieri faceva testimonial per appunto questa marca famosa di pasta. E ha realizzato fino ad oggi, a parte i dischi, ve l'ho già detti, i singoli, gli album, che non sono proprio tantissimi, se proprio li confrontiamo con la sua carriera. Ma perché non sono proprio tantissimi? Perché lui nel frattempo ha fatto tantissime altre cose, come ad esempio 36 film per il cinema, 29 per la televisione, 3 come doppiatore, 41 rappresentazioni teatrali, che poi sono 41, ma poi in realtà una di queste l'ha fatta per 700 volte, perciò insomma voglio dire, sono tantissime. Ha fatto 7 Sanremo, 5 Canzonissime, 2 Eurovision Song Contest, 2 Cantagiri. Questo diciamo che è proprio per sorvolare, farla più veloce possibile, ma è gran parte delle cose più belle che ha fatto appunto Massimo Ranieri. È stato nominato ambasciatore della FAO nel 2002, sostenitore di Operation Smile nel 2007. Nel 2008 viene nominato ambasciatore di pace della Confederazione Internazionale dei Cavalieri Crociati di Malta d'Italia. Ha partecipato alla canzone Domani, canzone dedicata alla tragedia dell'Abruzzo. Nel 2013 incide la canzone Come Puoi, assai gradita dalla Chiesa brasiliana per la Giornata Mondiale della Gioventù. Nel 2019 ha partecipato alla canzone C'è da fare, un progetto per raccogliere fondi per la comunità di Genova colpita dal crollo del ponte Morandi. Per tutti gli anni 90 è il primo firmatario degli appelli al voto per Rifondazione Comunista e nel maggio del 2009 ha aderito all'appello a votare la lista unitaria comunista PRC, PDC e Socialismo 2000 insieme con altri personaggi pubblici. Eccolo là, ecco fatto, abbiamo concluso. Allora dunque, io volevo ricordarvi che se vi è piaciuta la storia di Massimo Ranieri, tutta la storia di Massimo Ranieri è praticamente inclusa, anche se a puntate, in due playlist. La playlist che è dedicata alla storia del Cantagiro, perché questa storia di Massimo Ranieri, come vi ho già detto, è lo spin-off del Cantagiro, in quanto vincitore del Cantagiro del 67. Quindi all'interno di questa playlist troverete sia la storia del Cantagiro che la storia di Massimo Ranieri a puntate, come a puntate la storia di tutti coloro che hanno già vinto prima di lui il Cantagiro. Andate a vedere. Troverete però la storia di Massimo Ranieri a puntate anche all'interno della playlist dedicata alla storia dei cantanti e dei musicisti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sperando che la storia di Massimo Ranieri vi sia piaciuta. Io vi aspetto la prossima volta. Ciao da Ale!